monta un IKEA col DAS Idea Mix. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e ben trovati sul canale. Eh sì, mi è venuta un'altra idea utilizzando un oggettino dell'IKEA. Oggi tocca a Fiskbo. L'abbiamo già utilizzata in passato, questa cornice di cartoncino che vale 1 euro, che arricchiremo questa volta con il DAS Idea Mix. Io nel video lo userò nel colore nero. Vedrete che gioiellino ne verrà fuori. Non vi tengo oltre perché il video è impegnativo. Andiamo a fare di Fiskbo una cornice con la C maiuscola. Ed eccoci pronti a questo mi è venuto un IKEA Idea Mix, diciamo così, un video in cui userò un prodotto IKEA in combo con un prodotto DAS. E allora, faremo insieme una bellissima cornice decorata con Idea Mix di DAX del colore nero. Userò quindi solamente la parte marmorizzante per creare delle decorazioni per questa cornice che poi tingeremo insieme. Cosa ci occorre? Uno spray acrilico o smalto base d'acqua argentato, una cornice Fiskbo 1 euro all'IKEA, poi un DAS Idea Mix, io lo uso nel colore nero perché il nero è un'ottima base per l'argento, uno degli stampini sempre della linea DAS Idea Mix, un altro mio stampino a forma di fiorellino che è uno stampino ad espulsione perché designer. Io sono sicura di averlo anche di questa grandezza e sono sicura che lo troverò domani quando non mi servirà più, ma per adesso vado con quello della DAS. Sempre dal mondo del cake designer, due spatoline, una con una pallina a mo' di bulino molto grosso e una con questa decorazione a conchiglietta che mi servirà per venare, forse, non lo so se lo userò, i fiorellini. E infine ci occorrerà un po' di pigmento o della polvere nera, anche della terra pulita da vaso andrà più che bene, qualcosa che serva da invecchiante. Un modelling tools della DAS, cioè il mattarello con gli spessorimetri. Quindi delle spugnette, cominciamo subito. Allora, preparo qui le spugnette, perché qui sulle spugnette poi dovrò dare la conformazione concava al fiorellino. Allora, prendo il DAS Idea Mix, quindi prendo il mio mattarello e scelgo lo spessore desiderato. Oggi userò gli spessorimetri, quelli più bassi, quelli da 3 mm credo siano. Come tutte le paste modellabili, lavoratele il meno possibile con le mani, perché le mani asciugano le paste modellabili, e lavoratele invece meglio con gli strumenti. Ok, stesa sottilmente tutta la pasta, comincio a creare i miei fiorellini. Metto qui accanto a me le spugnette, in modo che voi possiate vedere cosa faccio. Traforo un fiorellino, lo porto sul mio tappetino e con la pallina arrotondata lo schiaccio al centro, così, voilà, e gli do una forma più convessa, quindi lo lascio asciugare. Nel frattempo, con lo stampino più piccolo, creo anche dei fiorellini più minuti e quindi lo poggio al centro di ognuno di quelli più grandi, così, e faccio aderire bene l'uno all'altro con un pochino di acqua, ma poca poca, e viene fuori una cosa così. Benissimo, a questo punto, creati tutti i vostri fiorellini, lasciateli asciugare per un paio di giorni. Questa pasta riaccartocciatela tutta e conservatela dentro un po' di cellophane all'interno del suo apposito astuccio. Bene, quindi ci vediamo tra un paio di giorni per continuare, ma per voi un paio di giorni passano in fretta, giusto il tempo di...
Eccoci qua, avete visto 2 giorni come passano in fretta su Arte per te? Neanche il tempo di pensare, tac, sono già passati 2 giorni. Ed effettivamente nella mia vita è proprio così. I nostri fiorellini sono completamente asciutti. Ho attaccato già la colla a caldo nella sua apposita presa per riscaldare e comincerò adesso. Sposto i miei fiorellini, metto Fiskbo qua sopra e comincio adesso ad appiccicare su tutta la cornice i miei fiorellini piano piano. Come? Prendo colla a caldo e pezzo per pezzo, piano piano, spostandomi anche un po' più alta rispetto a quello che è la mia cornice, comincio ad inserire uno accanto all'altro i miei fiorellini. Mi raccomando, togliete i filamenti man mano che si formeranno, visto? Così. Ricoprite tutta la cornice, con pazienza, grazia ed eleganza, nel senso che armonizzate bene la composizione, quello sì. Arrivati a questo punto abbiamo finito, guardate che bella già così, ve la faccio vedere da vicino, una tempesta di fiorellini su questa cornice, veramente bella. Ora però manca l'ultimo passaggio, dobbiamo verniciarla. E ora spruzzo su tutto. Arrivati a questo punto la nostra cornice è bella e dorata, dobbiamo prendere il pigmento nero che vi ho detto all'inizio, naturalmente non ve l'ho menzionato ma un pennellino serve, quindi prendo un po' di polvere ma proprio poca, scotolatelo sempre il pennellino e sporco quella agli interstizi anticandola un po' alla buona, senza starci a perdere 100 anni, quindi piano piano eliminiamo così, sbattendo un po' l'eccesso. Adesso siamo pronti per fissarlo, come con una normalissima vernice spray. Io userò questo smalto a base acrilica. Ci mettiamo di nuovo fuori e spruzzettiamo nuovamente allegramente. Andiamo. Noi intanto spruzziamo. E voilà! Stupenda, da lista nozze oserei dire. Allora, bellissima la nostra cornice, è bella e pronta per essere sfoggiata, ma ragazzi, ma guardate nel nostro salotto, guardate che bella. Se questa bella cornice vi piace, vi raccomando, regalatemi un bel pollice in su e condividetele, e soprattutto ora guardatevi, gustatevi le foto e noi ci vediamo dopo che ho ancora qualcosina da dirvi. Ciao. Non è una delizia questa cornice? Non è un pezzo di argenteria da esporre nel miglior punto del nostro salotto? Guardate ragazzi, io di solito sono sempre molto severa con i miei lavorati, ma questo mi piace tantissimo. Tra l'altro mi ricorda tantissimo le cornici della Raspini, non so se le conoscete, se ve le trovo metto una foto qui, perché ce l'ha una mia carissima amica a casa, ogni volta che la vedo mi piace tantissimo e dico sempre me la devo comprare una cornice così. Bene, me la sono fatta col DAS ragazzi, con l'idea Mix, che è fantastico. Allora, l'idea Mix, anche usato a solo, funziona benissimo. Quando si asciuga perde molto dell'intensità del proprio colore, l'avete visto, diventa quasi un grigio scuro, però naturalmente non è fatto per essere usato così. Questa è una mia divagazione sul tema, una mia divagazione creativa. Guardate
guardate che bella, non mi capacito del risultato. Anche Gabriele, quando l'ha vista, ha detto: ma è bellissima, dovresti argentarla con l'argento vero. E devo dirvi che forse lo farò. A voi interesserebbe vedere l'argentatura, proprio quella seria, con l'argento a fogli, come la doratura, però con l'argento a fogli. Userei l'argento vero in tal caso. Se vi interessa, potrei riprendere questo pezzo ed evolvere ulteriormente. Quindi fatemelo sapere qui sotto sui commenti. Se questo video vi è piaciuto e questa idea avete apprezzato, lasciatemi un pollice in su, tutto di DAS argentato. E mi raccomando, condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Io vi aspetto sempre, sempre, sempre anche sul mio altro canale, Ombretta, e su Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina che ho insieme a Gabriele. Vi aspettiamo a braccia aperte. Vi aspetto sempre anche su Facebook, su Instagram. Venitemi a trovare su Instagram, siamo ancora pochini lì. Insomma, non vi piacciono le mie fotografie? Scherzi a parte, venite anche su Instagram e basta, soprattutto venite sempre qui a trovarmi ad ogni video, perché mi fate tanto tanto piacere. Vi mando un grande grande bacio, vi abbraccio tutti, grazie per essere sempre così tanti e così belli, perché siete bellissimi, e noi ci vediamo qui al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima. Ed eccoci giunti all'estrazione del DAS, del kit di DAS Idea Mix. Allora, questo è il video, quello dell'acqua santiera. Ho già visto i commenti. Io sorteggerò tra 294 commenti pervenuti e sorteggerò dal più recente al meno recente, soltanto contando soltanto i commenti principali e non le risposte ai commenti. Abbiamo detto quindi che sono 294 commenti. Vado su random e faccio uno di 294. Incrociamo le dita, ragazzi, e vediamo chi è il fortunato vincitore. Il 233. Adesso lo conto e vi dico chi è. La vincitrice è Sara Alvino, con il commento: che ricordi con il DAS? Io tutti gli anni facevo le decorazioni per l'albero di Natale e mi piaceva un sacco maneggiarli e odorarli. Comunque quei prodotti sono bellissimi e il DAS è sempre il DAS. E tra un po' sarà di nuovo a casa tua. Complimenti, Sara! Grazie a tutti per aver partecipato. Non disperate, presto nuovi altri giveaway su Arte per te. Io ho un frullatore di canali nel cervello. Comunque, su Arte per te, così come su tutti gli altri miei canali, molti altri giveaway in arrivo. Sara, invece tu mandami il tuo indirizzo e io sarò felice, felice, felice di inviarti i prodotti che hai vinto. Grazie a tutti per aver partecipato e per il vostro affetto. Io vi rimando al prossimo video. Un bacio, ragazzi!